Amici, se mi ascoltate, vorrei raccontare un episodio che mi succedeva a mia con un compare mio. Eravamo due compari che ne volevamo tanto bene. Ogni tanto non ti incontravamo, e quando non ti incontravamo non ti contavamo i patuti. Noi ora non conciai, ci stiamo compare, volevamo dire una parola. Compare tu, che dicete? Sentite, me ne sciamo la tua senna mia. E diciamo cuore che veramente maritamo, che piano piano non ti stiamo facendo vecchi. E diciamo cuore, mentre si stiamo in qualche maniera, che quando arriviamo a un certo punto, che potevamo stare sempre qui, mamma, ah, volevo una compagnia, pure quando faccio un pane cotto, che poi domani ti cadono pure i denti. Compare, come dite voi? Compare Salvatore, sarebbe giusta sta pensata. E allora sapete che facciamo, compare? Dammo da fare. Voi in avanti, in altro, che non ti conosco tanti figlioli. E così andiamo in cerca se potevamo pescare una cosa, mentre si stiamo per il nostro avvenire. Buongiorno amico mio, compare Giovanni, tu fatto vivo lì va a progettare, ma siamo ora già di 40 anni, e ora che andavimo a maritare, guarda compare Pedro che pensata, festa. E allora spartendo, ma come compari? E se ora è fare una decisione, a vedere di qualche maniera. È vero che qua in Calabria e in Italia chi sta mi piaceva, chi era bella, chi faceva gola, ma come si dice, l'antico di Giovanni o lontano. E se ma io non ti conosceva una figliola, chi da Svizzera che era mai bagna Anita, che ti divertivamo, tuffavamo di qua e tuffavamo di là, e io non ci disse un giorno che vai in cerca d'amore, se mi voli. E Ida mi disse, sì, ti sposerei, ma sa, ma io sono a Svizzera, e come facciamo? Ma per l'amore si trova lo mezzo, che mi piglio pure l'aereo e vengo e mi ti trovo. E allora noi giorno mi dice Dio, mi piglio l'aereo e se ora volo, e volo, mi ziccai sopra quattro motori, e incianai in te i cieli, tu sopra tu un rivolato, e se ho campare avviso se vai, ma guarda quanto si stenta appena fimma, no? E se meno mi arrenesci, e allora vai questo aereo e volo, e giro, e guardavo per sotto e mi pigliavo di paura, oh signori, se i piedi mi toccano terra, e man tanto che è fare per sta zitta, penso che questo è lo destino. Insomma, piano piano, come vuoi Dio, sta aereo naca, perché ho vuote d'aria, cose, fu com'è, cosa che mi succede, in tutti i modi, per l'amore, lo mezzo si trova, si stenta. Piglio e me ne vai, l'aereo mi cala e dovevo passare la frontiera. Ora se ho caio passo tu lupo, com'ha passa la frontiera Salvatore? Ma che sta facendo faccio sì? E allora con che succede? Passano camion, sto camion ci si vuoi davanti a Iti, davanti a onde, in Svizzera, sì. E mo date un passaggio, e come facciamo? Disse, come posso mentire? Vi mentite a reto. Ci si va buono, mi mente a reto. Anzi sapete che c'è? A reto, c'è una cassa funabra. Vi ziccate da ninja, vi ziccate con un po' di sopra, lo trovi nella pulizia. Va buono, mi zicco da ninja. Allora pigli e mi zicco in questa cassa funebre io. O tu con un po' di sopra, come uno morto da ninja. O camion camminava per passare la frontiera. Passando un po' di tempo, si ferma sto camion, e c'erano altri due da sopra. Altri due passeggeri cercano un passaggio, come cerco io, e se mi sei lato. Io un tuo mezzo da cassa funebre, perché te due, uno in avanti e uno in altro. Hanno un bello momento, io vivo. Disse, ma onde si, mi sentiva il rimuro, l'ampiccione. Mi mise, quanto mi apre la cassa funebre, e sopra, e mi allunga la mano, mi dice, giove, mi stende la mano. E voi, sti poveri sbenturati, vettero mi sbizzo, e ci sono morto risuscitato, se ti rubano tu camion, e cadono e si ammazzano. Chi deve restare? Ma io non sono accorgivo, manco l'autista. E insomma, mi portavano da Svizzera. Da Svizzera, poi mi calavo, disse, ora mai trovare pane. E gli metto il mio pane con l'indirizzo che aveva, arrivo in questa famiglia. E gli ho dato tutto un pennacciato, io bello incilindrato, cravatta, collo tosto, una bella capellera mi aveva fatto, insomma, mi aveva registrato come meglio poteva, tutto un pennacciato. Mi presentai in da zitta. Andare a vedere, ci dicevo, sapete, io sono tizio, mi partia da Calabria, dell'Italia, volevo la mano di vostra figlia. Cosa dici? Mi partia da Calabria, sono un calabrese così, collo. Ma io non ti capisco, in tutti i modi, io voglio vostra figlia gioco. Fino a che devo glielo faccio, oh, c'è, Salvatore, papà, tu non lo conosci, non ti viene in mente. E qui tu che ti portavo zibibbo, non ti portava la frutta, era tanto bravo.
Ma tu che cosa dici? Vedi che questo vuoi, ti vuole sposare? Io non capisco neanche come parla. Papà, lo conosco io. Basta, come vuoi Dio, penso che fu destino. Accominciamo, cacciammi i carti. Bando per tri, mi sposai sta ragazza e me la portai in Italia. E allora, se il signore, dopo tanti sacrifici, mi arrenesce sta mogliere. E allora portandomi in Italia, a cominciare a mi ci faccio vedere queste belle poste, Cainui, a Tonnara, Gambari, Santolia, tutte queste belle zone. Mentre camminavo mi accontravo mio compare. Mi sposasto questo compare, sì, mi sposai, come non mi sposai? Chi sta mia moglie, va, presento. E allora sentite ora che vi dico cu canto. Un amico che fa della scandaglia a togliere, lo compare arrestato tutto incantato, la notte non dormivo per lo pensieri, una cosa voleva studiare, come via conoscere a sogliere. Contratemi con me compare, parlando che io ero più esperto di mia, mi ho cominciato a mettere qualche pollice in la testa per conoscere mia moglie, siamo forse mia moglie non ci piaceva. Dice, ma compare, non volevo, me te lo dico, sai, i film sono un po' gelo traditori, non ti voglio dire tante cose, e poi non è che italiana, che è buona conosciuta, e ti consiglierei per me scandagli, così ti assicuri bene, se ti rispetta, se ti vuole bene oppure no. E io pigliai le parole, mi compare. E allora, parlando sempre con me, compare, io capiscia che io già comincio a mi sentire invidia, che io mi sposai, e io avevo una bella compagna, e io ero assolicato. Capisci che vuole, mi faccio zitto. E mi disse, compare, cioè, ma tu sei contento, sei tranquillo di tua moglie, è vero? Io non ci dissi sì, ma io me la piglieria pure, una femmina non mi sposo, una femmina per me la per mia compagna eterna. Ma io per dire la verità sceglierei una campagnola, non mi devo no sud e no nord. Me la piglio una campagnola, non mi sape manco come cammina. E mi la piglieria una campagnola, e solamente la vetti la luna, che stento sape dire una parola, e si vergogna pure mi cammina. Allora mio compare pensavamo si sposa pure io, e un bello giorno non decapitammo tutti e due, io con mia moglie e io con sua moglie, io guardava a mia moglie e io guardava a sua moglie, e se o meno io la conoscevo parlare, ma io a Cristo non me la conoscevo manco parlare, poi destino, insomma ti facciamo una cerimonia, auguri compare, come state, parete un baroncino, parete una principessa, veramente eravamo tutti e due contenti di coppi, di scambiamo qualche parola, ci si montano un bar, bevevo un bicchierino e poi ognuno io per l'affare suoi, ma io sempre mi veniva in mente già parole mi compare di conoscere la moglie, e se io veramente che staccai una forestiera io avrei a studiare qualche cosa, ma posso scandagliare, mi vedo se è una femmina segreta, se è una femmina fedata. E allora una bella mattina mi faccio la croce, io mio padre e figlio, e se che cosa è fare ma scandaglia che staccai io, pigliai e mi andai ho mercato cattai dove e mi curcai con me a sera in tuo letto. Quando mi curcai nascosto dita mi ziccai con me in tuo letto, dopo che mi curcammo poi che mi si angusciare mi si che mi sento male, una pantomina va regolata perché non c'era la moglie, no amici che stai per scandagliare la moglie. Ah, e mi sento male, ma che ti sento Salvatore? Mi sento male, o mi chiamo un medico, no, non accorri il medico, ma poi se ti dico, stai tranquillo, non ti preoccupare, ma adesso se tu scilli, se tu tuo lettino ti torci come la ligaredda, ti scilli tutto, ma che cosa si tratta? Dimmi, sogno tua moglie, sogno fidata tua, e sogno la corona della tua testa, pensi che siamo due persone unite a una, e ti posso tradire mai, dimmi di che cosa si tratta, moglie mia, non parlare, al giorno se ne parla. E allora la mattina, quando abbrisci, non ci so senti.
Guarda che mi passarono le dolori. Vedi qua, che io feci nuovo, un rosso non parlare. Che vuoi, mi sbrigogna, la mia, forse era una malattia che hai. E da notte, quando mi sento male, ne faccio uno, due. Ma però ti raccomando, che tu non mi puoi dire che sei moglie è da mia. Ti raccomando che non la vuoi sapere nulla. Io mi rispondi, io non ti andare a caricare, che queste sono cose segrete. Ci disse non mi parla come che tu che ci raccomandai la pecora o lupo. Piglia la strada e vede se accontra con suo comare. A suo comare va a vincere vita che fece qua trova. Suo comare subito va in giudice a suo marito. Capite amici qual è il discorso? Ci raccomandai che non si va a dire. Io invece subito va in giudice a comare. A comare va in giudice a suo marito. Suo marito subito scappa a casa. E mi dice che fece quattro e ancora giuni. E allora si aveva ragione, mi compari. Che i femmini sono tutti pettegoli. E mi partia con l'aereo, amici, mi volontà all'aria. E mi va in ta Svizzera. A Svizzera, come si chiama? Da? E a me non mi rinasciva una bella moglie. Chi sono i moglie traditori? Non mi posso fidare di niente. E meno male che mi catta così.